Pareggio che purtroppo ormai siamo abituati, il quinto pareggio, però avevamo fatto un po' bocca alla vittoria perché comunque sembrava che ne avevamo di più, poi loro comunque sono stati bravi, hanno reagito e sono riusciti a trovare il gol, però secondo me potevamo fare meglio nel primo tempo, secondo me potevamo anche chiudere la partita, non siamo riusciti e poi purtroppo è andata così. Senti, ci racconti il gol? Il gol è stata un'azione preparata comunque anche tutta settimana, sapevamo che prenderli alle spalle potevamo fargli male, è andata bene. Ascolta, non hai esultato o è sembrato? Perché sì. Se non hai esultato? No, questa è una cosa mia che poi lo dirò a fine anno. È stata la partita che vi aspettavate? È stato l'avversario che vi aspettavate? Sì, squadra fortissima, squadra di nomi importanti e sicuramente sarà una squadra che lotterà fino alla fine per vincere il campionato. I vostri obiettivi invece? Obiettivo la salvezza, dobbiamo continuare così con grande umiltà come abbiamo affrontato queste ultime due partite difficilissime e dobbiamo continuare così, siamo sulla strada giusta, secondo me poi con un pizzico di fortuna in più poi riusciremo a trovare la vittoria. La sensazione è che in questa Lega Pro all'interno di ogni partita basti veramente molto poco per fare la differenza? Sì, comunque è un campionato abbastanza livellato e poi chi ne ha di più e chi ha giocatori che fanno la giocata importante vincono la partita. Riesci a fare un paragone tra le altre squadre che avete incontrato sinora? Per esempio il Pisa che l'avete affrontato nell'ultimo turno rispetto alla gara di oggi con la Robur. Che differenza, che giudizio puoi dare alla dei bianconeri? Secondo me il Siena è una squadra molto più compatta, è una squadra molto solida, difficile da bucare. E siamo stati bravi noi nel primo tempo con una giocata, però poi comunque erano sempre compatti e sempre pericolosi a ripartire, quindi secondo me finora secondo me è la squadra più forte che abbiamo incontrato.